Vicini ai 100 secondo l'ultimo dato di uso dalla regione Puglia. 99 casi con 33 nel Foggiano, 32 nel Varese, 30 nell'Abate, 2 nelle Cese, 1 fuori regione e 2 in provincia di Taranto. Intanto a livello nazionale la curva dei contagi è stabile con 1.851 casi sinora riscontrati. Numeri che secondo l'Osservatorio Nazionale sulla Salute che mettono in evidenza come la fase che stiamo vivendo non sembra avere le stesse caratteristiche di quella precedente. I contagi sono in forte crescita soprattutto in Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia. Proprio il governatore della Campania De Luca aveva detto nei giorni scorsi che se la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata avrebbe imposto un nuovo lockdown in tutta la regione. Il primo dibattito presidenziale è avvenuto nella notte appena trascorsa ad Ohio in Cleveland. Una giornata e soprattutto una nottata in cui gli insulti da entrambe le parti le hanno fatto da padrone. Ma Biden ha tenuto, nonostante il tentativo di farsi mettere in trappola dal ticon americano, riuscendo da politico navigato a mantenere la calma e allo stesso tempo affondando colpi micidiali, rincarando la dose di come lo stesso Trump sia il peggior presidente degli Stati Uniti. L'attuale inquilino della Casa Bianca, pur sorpreso dalla grinta dell'avversario, non è rimasto a guardare, dipingendola come una persona poco intelligente. Nello scontro anche sulle proteste razziali, il presidente americano non ha detto la sua, ma Biden ha condannato le violenze ed a sostegno di quelle persone che sono morte per mano della polizia. Il prossimo confronto sarà tra 2 settimane, prima dell'ultimo atto verso le presidenziali di novembre. Ancora forte lo scontro tra il Vaticano e gli Stati Uniti, dopo che l'ex segretario di Stato Pompeo aveva detto e espresso la sua contrarietà per un accordo della Santa Sede con la Cina sulle nomine dei vescovi. Oggi Pompeo ha incontrato il presidente del Consiglio Conte ed proprio in un convegno ha rincarato la dose, ma immediatamente è arrivata anche la presa di posizione vaticana con il segretario di Stato Parolin che parla di una notizia, ma soprattutto di dichiarazioni che non ci aspettavamo, pur conoscendo bene la posizione americana. Inerente al fatto che il Papa ha rifiutato di incontrare Pompeo, lo stesso Parolin dice, ha sempre chiarito il Santo Padre di non ricevere i politici in campagna elettorale. Adesso occupiamoci dei giganti del mare. Una troupe televisiva viene dal Molise per filmare il trabucco del Gargano. Saverio Serlenga. Un viaggio a bordo di una barca a vela da Giulianova a Vieste, dall'Abruzzo al Gargano, passando per il Molise, navigando 130 miglia nautiche. Un viaggio alla scoperta dei trabocchi e dei trabucchi che ben presto diventeranno un documentario TV grazie allo studio Kairos di Parma che sta realizzando I Giganti del Mare, un film per la regia dell'abruzzese Daniele Di Domenico e con il sostegno della Camera di Commercio di Chieti e Pescara. L'obiettivo del nostro progetto è quello di raccontare la storia dei trabocchi e dei trabucchi percorrendo 3 regioni, quindi uscendo fuori dai confini astratti dei limiti politici e territoriali, ma per raccontare questa storia che effettivamente abbraccia queste 3 regioni perché i trabocchi nascono in Abruzzo attorno alla fine del 1600 e poi pian piano cominciano a migrare verso sud, giungendo fino al Gargano attorno ai primi del Novecento. E quindi noi con questo viaggio simbolicamente abbiamo voluto ripercorrere questo viaggio dei trabocchi lungo le coste adriatiche, spostandoci in barca a vela e quindi,
per guardare i trabucchi dal mare con uno sguardo diverso rispetto a quello che noi possiamo avere solitamente muovendoci in macchina lungo la costa. Un film documentario pensato per il mercato televisivo italiano e internazionale, alla scoperta dei trabucchi e dei trabuccolanti, artigiani, pescatori e funamboli che ancora oggi sono in grado di costruire e di utilizzare le magnifiche macchine da pesca ancorate alla roccia e protese sul mare con le loro lunghe antenne e reti a maglie strette.